Allora, in attesa del ritorno di tanti cicloamatori oggi chiamati dalla WISP Alto Tevere per questo cicloturistica che fa parte, Pasquale Fagiani, mitico e storico dirigente della WISP Alto Tevere, del campionato nazionale per società medio fondo cicloturistica Città di Castello. In questo 4 di settembre davanti al Palaioan, da dove dovrebbero anche tornare dopo un bellissimo giro in Alta Valle del Tevere, poco meno di 400 partecipanti, 50 donne, 27 società. Pasquale, sono numeri importanti, no? Sì. Hanno creato anche qualche piccolo problema, però è un problema che ben venga. Rispetto alla edizione passata abbiamo raddoppiato i numeri, sicuramente la giornata ha influito in senso positivo, anche se magari qualche cacciatore ha preferito andare a sparare ai fagiani piuttosto che venire. Allora, uno è qui comunque i fagiani, piuttosto che venire in bicicletta, ma sì, assolutamente stanchi ma soddisfatti. Una bella organizzazione, richiede naturalmente anche aiuto. WISP, come sempre, tanti volontari, è una bella macchina da guerra, no? Sì, sicuramente senza l'aiuto del gruppo sportivo Avis, del cicloclub Lama, dell'RPL Cerbara e del Umbertide Cycling Team, che sono alcune delle nostre città affiliate, non sarebbe stato possibile, perché per organizzare una cosa del genere ci vogliono 30-40 persone, il comitato ha 3-4-5 consiglieri, quindi capite che non basta aggiungere uno zero, no, no che si arriva a 50. No, non va, no, i zeri non contano niente, ma se davanti ci stanno i numeri contano, purtroppo. Ascolta Pasquale, quindi una situazione sicuramente di soddisfazione, tra l'altro sul territorio le società che hanno dato una mano, anche voi non vi fermate mai, no? No, cioè io almeno non mi fermo mai, qualunque cosa io, la WISP, ci viene proposta, se è fattibile si fa, noi ne vorremmo fare di più, ma adesso anche a livello burocratico ci stanno mettendo un po', non dico i bastoni tra le ruote, ma ci stanno complicando la vita. Allora, una giornata come questa non è iniziata solo questa mattina, avete fatto delle bellissime brochure, c'è il pasta party, c'è l'organizzazione, pullman, società che arrivano da lontano, no? Sì, ma difatti ci stanno società, tendenzialmente sono dell'Emilia Romagna, ci sono delle società che hanno un paio e 70 iscritti, ma non solo iscritti, come avete visto, insomma, fuori c'è un pullman pieno di biciclette, ma questa è gente che fa questi tour, non è che li fa da Bologna a Città di Castello, ma che ne so, vanno in Grecia, in Albania, vanno in Russia, quindi sono ultra organizzati, quindi c'è un gruppo che alcuni ciclisti, il gruppo sportivo Bitone di Bologna, alcuni ciclisti sono venuti giù in 3 giorni da Bologna a Città di Castello. Iniziano ad arrivare i primi partecipanti a questa bella e partecipatissima gara cicloturistica Città di Castello. Siamo con Massimo Massetti, assessore alle politiche sportive, poco meno di 400 partecipanti, niente male. Beh, è una dimostrazione che la nostra città è sempre viva per ogni manifestazione essa sia di natura sportiva. Oggi abbiamo tantissimi partecipanti a questa importante manifestazione organizzata dalla WISP con il responsabile in testa Fagiani, WISP Sport per Tutti, e vediamo proprio il target delle persone che partecipano a questa manifestazione, in quanto trattasi di cicloturistica, è proprio una passeggiata. Ricordo la prima edizione che è stata l'anno scorso, che è stata sperimentale per vedere se riuscivamo a poter portare questa iniziativa di oggi, e c'era un signore e una signora che sono partiti, avevano la mappa dei territori e ha detto ci vediamo all'arrivo per stare assieme agli altri e goderci una giornata in felicità. Questo è lo spirito della WISP e lo spirito dello sport sano che ancora esiste, e oggi abbiamo, che non fa mai male, una grossa presenza anche sugli alberghi, i ristoranti, di queste persone che sono arrivate da ieri e che hanno occupato gli spazi disponibili.